Buongiorno, benvenuti a questa nuova edizione del nostro telegiornale. Apriamo con una notizia di cronaca, è prevista in giornata nella camera mortuaria dell'ospedale di Asti l'autopsia ordinata dal sostituto procuratore Luciano Tarditi sul cadavere di Luigi Di Gianni, il gestore di un nightclub a Strevine d'Alessandrino, ucciso sabato notte a Isola d'Asti con 3 fucilate. L'ipotesi al momento più accreditata dagli investigatori è che si tratti di un'esecuzione maturata negli ambienti della malavita legata ai locali notturni, ma vediamo il servizio che è stato curato da Bruno Mattana. Proseguono fitte le indagini degli inquirenti astigiani sul delitto di Isola d'Asti, dove un uomo di 51 anni, Luigi Di Gianni, è stato ucciso a fucilate da dei killer per il momento ancora sconosciuti, proprio davanti alla sua abitazione. Un omicidio che ha tutte le caratteristiche di un'esecuzione. Sui motivi esatti, per il momento solo ipotesi, polizia e carabinieri stanno attivamente indagando per, come si dice spesso in questi casi, scoperchiare la pentola. A Strevi il nome di Di Gianni è legato ad un nightclub, o forse meglio ancora ad un club privé, situato sulla provinciale che arriva ad Alessandria, proprio all'ingresso del paese, nella sede di un vecchio ristorante. Da quanto risulterebbe agli inquirenti, Luigi Di Gianni, almeno da qualche tempo a questa parte, bisognerà accertare i trascorsi, non era gestore del night, ma solamente un frequentatore di questo locale, come pare anche di altri dell'Alessandrino, ma in particolare dell'Astigiano. Sembra addirittura che negli ultimi tempi non sia stato presente a Strevi. Certamente da vari anni non era più residente nel comune dell'Acquese. Il night era stato aperto alcuni anni fa nei locali dove sorgeva il ristorante Due di Picche ed un annesso distributore di carburanti. Di Gianni, in questi ultimi anni, dicono ancora gli inquirenti, non era mai stato coinvolto o figurava in indagini riguardanti questo mondo notturno dei nightclub e dei club privé. Questo signore qui a Strevi, chiarisce il sindaco di Strevi, Cossa, io non lo conoscevo, non l'avevo mai visto e incontrato. Anche in paese sono ben pochi a ricordarsi di lui. Anche il locale qualcuno era a conoscenza che esisteva, perché ragazze che lo frequentavano si recavano a comprare le sigarette dal tabaccaio. Dunque il delitto di Isola d'Asti è ancora tutto da svelare su cause ed esecutori. Una coppia di nomadi residenti in campo fuori dalla provincia di Alessandria ha abbandonato sul ciglio della strada 2 bambine. Le piccole si trovavano a bordo di un furgone e sono state scaricate da una donna che era alla guida del mezzo e da un uomo. I carabinieri di Tortona, che si sono trovati a seguire il furgone, hanno colto in flagranza di reato la coppia di nomadi denunciati per abbandono di minori. Si è poi scoperto che la conducente non aveva mai conseguito la patente ed è stata quindi pure denunciata per questo motivo. Se una squadra corse di Alessandria è entrata nella storia della Formula 1, lo si deve a Guido Forti. E oggi alle 15, nella chiesa di San Giovanni Evangelista al Cristo, la città darà il suo addio a questo grande sognatore che è riuscito in un'impresa storica. Un romantico innamorato come pochi delle auto e dei motori che hanno suscitato passioni e amori indelebili. Guido Forti è stato il fondatore della Forti Corse e con il suo team aveva debuttato in un campionato automobilistico nel 77 nella Formula Ford 2000 italiana, vincendo subito il titolo con Teo Fabi. Poi aveva militato in Formula 3, diventata Formula 3000 con altre vittorie, e nel 95 era addirittura arrivato in Formula 1 con i piloti Pedro Diniz, Roberto Moreno e poi ancora con Luca Badoer e Riccardo Montermini. Oggi pomeriggio quindi Guido Forti sarà salutato dai concittadini e anche da molti personaggi che hanno fatto parte del mondo delle corse qui ad Alessandria. Vi ricordo che era mancato venerdì mattina, che aveva 72 anni. Chiedono un'altra perizia i legali che tutelano la famiglia di Roberta Bisoglio, la 32enne alessandrina che morì lo scorso anno all'ospedale San Giacomo di Novi per una serie di complicazioni dopo aver dato alla luce la figlioletta Matilde. Ma sentiamo il servizio di Katie Porcello. Si oppongono all'archiviazione del caso i legali Tino Goglino e Giuseppe Cormaio, che tutelano i familiari di Roberta Bisoglio, l'alessandrina 32enne morta per parto il 13 giugno dello scorso anno all'ospedale di Novi Ligure. Secondo il PM Sara Pozzetti non si ravvisano responsabilità da parte del personale medico del San Giacomo, tanto da voler richiedere l'archiviazione del caso. Ma gli avvocati chiedono al giudice per le indagini preliminari che venga fatta un'altra perizia che possa andare più a fondo
fondo per capire cosa avvenne quella mattina tra le 9.30 e le 10, quando la Bisoglio entrò in sala parto per dare alla luce alla sua Matilde. Il travaglio che ha portato la donna alla morte era infatti iniziato proprio subito dopo la nascita della bambina. Un parto cosiddetto operativo, ovvero tramite ventosa, una tecnica che deve mettere in conto anche possibili emorragie. E l'emorragia in effetti si verificò, copiosa, tanto che alla fine la donna perse tra i 2,5 e i 3 litri di sangue. Si fece tutto il possibile, ha risposto del PM, ma secondo Goglino e Cormaio la cartella clinica riporta un ritardo nei tempi sulla prima trasfusione, che non iniziò esattamente un'ora dopo l'emorragia, così come imposto dalla legge in questi casi. E c'è di più, secondo gli avvocati. Non venne accertato preventivamente il gruppo sanguigno della povera partoriente, tanto che parrebbe che un'infermiera uscì dalla sala operatoria per chiederlo alla madre della Bisoglio. Se questi due punti verranno accolti dal pubblico ministero, allora ci potrà essere un ulteriore passo sull'inchiesta, altrimenti la piccola Matilde potrebbe crescere con il dubbio di come sia veramente morta la sua mamma al momento di mettere al mondo la sua vita. Andiamo ora a Novi Ligure, dove si torna a parlare di piano strategico che, come sentirete tra poco, punta sull'innovazione e sul territorio. Ce ne parla Enrico Mariano. Il 2012 a Novi Ligure è stato decisivo per l'avvio e l'avanzamento del piano strategico Innoviamo. A luglio è stato presentato il comitato scientifico e in autunno si sono svolti i tavoli strategici di confronto pubblico a cui hanno preso parte una grande mole di associazioni. Sulla base delle osservazioni raccolte sono state formulate le quattro linee strategiche: la città e il suo territorio, che riguarda le tematiche inerenti al governo di area vasta, come per esempio la logistica, la sanità e lo sviluppo turistico e commerciale. La città che lavora, che comprende tra le altre aree il mercato del lavoro, la scuola e la formazione, l'innovazione, le infrastrutture e il commercio. La città che si rinnova, che tratta di espansione urbana, tutela territoriale, mobilità e viabilità. E la città da vivere, che si centra su qualità della vita, cittadinanza attiva, offerta culturale e turistica. Si proseguirà nel 2013 ora con la costituzione di tavoli di lavoro tematici, ai quali parteciperanno attivamente il Consiglio Comunale e i rappresentanti della società civile. I tavoli, della durata di alcuni mesi, porteranno ad una prima sintesi del piano. A luglio dello scorso anno è stato affermato dal l'amministrazione come il tutto giunge dopo un processo partecipato che, a partire dal protocollo d'intesa firmato alla fine del 2010 durante il convegno Quale futuro per Novi, ha coinvolto tutte le forze vive della città. Oltre alle aree tematiche, sempre nel luglio 2012, sono state individuate le personalità che fanno parte del comitato scientifico. Andiamo a Vada adesso, dove si lavora per demolire il ponte già inagibile della frazione Gnocchetto. Ci racconta tutto Bruno Mattano. Sì, siamo a Gnocchetto di Vada con il sindaco di Belforte, Franco Ravera. Siamo qui perché c'è stamattina una specie di evento, il ponte in ferro è crollato, insomma sta andando giù, lo state smontando. Perché è stato necessario arrivare a questo smantellamento? Alcuni giorni fa, improvvisamente, questo manufatto, già comunque reso inagibile da parecchi anni, quindi reso inagibile sia al transito veicolare che pedonale, improvvisamente ha subito un cedimento piuttosto importante, pericoloso, e quindi voglio dire anche con i sopralluoghi, poi che sono stati effettuati nella stessa giornata in cui si è verificato, diciamo, l'evento, e hanno comunque da questi sopralluoghi è emerso la necessità di intervenire in tempi repentini alla demolizione. Se questo manufatto fosse crollato nel greto del torrente Stura in un momento di piena, diciamo, con tutto l'impalcato in ferro, poteva creare una sorta di diga e quindi creare pericolo per l'incolumità pubblica. Quindi è stato necessario, diciamo, buttarlo giù. Ma adesso farete qualche passerella, come vogliono gli abitanti di Gnocchetto, per poter venire a messa una passerella pedonale? Non la vedo una cosa fattibile in tempi immediati, anche perché teniamo presente che
400 metri a valle, è stato realizzato alcuni anni fa un ponte, e quindi voglio dire le due sponde, quindi la sponda Gnocchetto di Ovada con la sponda Santo Cristo di Belforte, sono attualmente collegate dal nuovo ponte. Questa struttura, la vecchia struttura, teniamo presente che anche il pilastro centrale che è stato costruito una cinquantina d'anni fa, voglio dire, io lo ritengo veramente difficile che un tecnico possa assumersi la responsabilità di dire che questo pilastro comunque è ancora idoneo, atto a sopportare il peso di una passerella e le spinte che possono essere causate dalle piene del torrente Stura. Alcuni sostengono di dire: ma c'è il pilastro, potremo ancora sfruttarlo. Il pilastro deve essere comunque demolito perché, ripeto, non corrisponde alle attuali normative. Ecco. Veniamo ad Alessandria, adesso è stata posticipata tra la fine di gennaio e i primi di febbraio la nuova ZTL in Piazza della Libertà. Il provvedimento, che doveva prendere via domani con il blocco del traffico davanti al Palazzo delle Poste, viene dunque per il momento rinviato. Comunque si farà, come conferma l'assessore Marcello Ferrarasco. La chiusura di Piazza della Libertà in questo tratto sarà sperimentale e durerà 3 mesi. In questo periodo verranno studiati i flussi di traffico e gli eventuali problemi che ne seguiranno. Adesso, a 10 anni dalla legge Sirchia, l'Italia fuma un poco meno. Gli amanti delle sigarette sono infatti scesi dal 23,8% al 22,3%. Uno zoccolo duro certo resiste, ma a lungo andare anche i più accaniti fumatori hanno capito le necessità dei salutisti. E di questi giorni poi uno studio britannico sul fumo che, come sentirete tra poco, non allevierebbe lo stress come invece credono in molti. Ma ci racconta la storia Alessandra Della Capra. Problemi quotidiani? Pressione alta. Lo stress ti fa ingrassare? Pensi che per alleviare l'ansia la soluzione più semplice sia fumare la sigaretta? Niente di più sbagliato. Tra i tanti effetti collaterali che il nervosismo può avere sul nostro organismo, forse quello di abbandonarsi alle bionde è la scusa numero uno, quella almeno dietro la quale si trincerano quasi tutti i fumatori. Non è vero. Fumare in funzione antistress non serve a nulla ed è uno studio scientifico a sostenere questa tesi. Secondo una ricerca pubblicata su una rivista britannica, non solo il fumo non allevia lo stress, ma il modo migliore per scaricare le tensioni quotidiane è proprio quello di non ricorrere alle sigarette. Per giungere a questa conclusione, gli studiosi dell'Università di Oxford e del King's College di Londra hanno misurato il livello di ansia di 500 fumatori mentre erano in piena attività e dopo che hanno smesso. Uno su 5 affermava di fumare per scaricare lo stress ed è proprio da questa motivazione che sono partiti gli esperti nel sottoporli ad un programma per dire no alle sigarette, che prevedeva l'applicazione di cerotti a rilascio graduale di nicotina e visite di controllo bimestrali. 6 mesi dopo l'inizio del training, 68 persone su 491 continuavano a non fumare e risultavano essere molto meno ansiose di prima. Ancora scettici? Basta provare. In fondo, a conti fatti, tentar non nuoce. Dopo quasi 50 anni, Don Angelo Spinolo lascia la parrocchia di San Pio V ad Alessandria. È stato il vescovo Giorgio Gallese a salutarlo a nome della chiesa alessandrina. Ma vediamo nel servizio di Emma Camagna. Ciascuno di noi rappresenta un pezzo della sua storia che non si conclude qui perché inizia un nuovo cammino. Fino ad oggi ha svolto una parte appariscente, adesso inizia quella invisibile ma non meno importante. A dirlo il vescovo Guido Gallese durante la messa celebrata a San Pio V per salutare Don Angelo Spinolo, che ha lasciato dopo quasi 50 anni la sua parrocchia per ritirarsi a vita privata. La chiesa era affollatissima, in tanti
si sono stretti attorno al Don, che di San Pio V si è occupato con passione, affetto, abnegazione e dedizione. A turno bambini, giovani e anziani gli hanno detto grazie. Con la sua aria all'apparenza dimessa, a tratti scanzonata, Don Angelo ha fatto breccia nel cuore di tanti, mettendo in pratica gli insegnamenti del suo maestro, il grande Don Stornini. Sacerdote dal 1954, Don Spinola è stato viceparroco a Bassignano in Duomo, assistente al Collegio Vescovile Santa Chiara, canonico dal 2011, per anni insegnante di religione alla Media Manzoni, sempre con quel particolare sorriso da prendere in giro, sempre di corsa, fino a quando le forze gliel'hanno consentito. Appassionato di viaggi, ha fatto conoscere il mondo a se stesso, a tanti parrocchiani e agli amici, vivendo avventure anche straordinarie e al limite dell'incredibile, senza mai dimenticare di essere prete, così da celebrare messa anche di nascosto in camere d'albergo di nazioni ed epoche precluse ai sacerdoti cattolici. Bene, erroneamente nell'apertura di questa notizia avevo parlato del nuovo vescovo, che in realtà si chiama Guido Gallese. Allora, cambiamo argomento a tu per tu con una storica commerciante di Lerma. Stiamo parlando della signora Giuliana, che ha visto passare tante generazioni nel suo negozio. L'ha intervistata per noi Maurizio Silvestri. Allora, per 3 minuti di oggi ci troviamo a Lerma. Lerma è un paesino della provincia di Alessandria e voglio rendere omaggio a, soprattutto a un'amica, ma soprattutto a una commerciante che è tantissimi anni che commercia qui in Lerma. Andiamo, venite, seguimi Fabrizio. Permesso, si può? Allora, qui ci troviamo nella boutique di Giuliana. Ciao Giuliana. Ciao. Allora, vabbè, a parte che mi conosce da bimbo, però Giuliana è un fenomeno, perché è 40 anni che possiede questo negozio. Che siamo qui a fare il bello e il cattivo tempo, perché adesso è più quasi cattivo che bello, però io sono affezionata, finché posso ci sto. Giuliana, quante generazioni sono passate a vestire? Tutti i bambini, tutte le ragazze che venivano prima, venivano a cucire da me, si sono sposate, adesso sono i bambini, vengono qua a comprare, tante, tante, perché in 40 anni puoi immaginare quanto ne è passato. Certo, ormai diciamo quel nome. Sì, il nome c'è, sì, il nome c'è, c'è il nome, sì, sì, c'è anche la Giuliana. Giuliana, come commerciante da 40 anni, cosa consigli a chi volesse aprire un negozio, una boutique? Guarda, adesso è un periodo un po' brutto, però io dico una cosa, che sono dopo un lungo tempo di trasferte con mio marito, tu lo sai, sì, sì. Sempre in trasferta, la più lunga l'abbiamo fatta a Vittorio Veneto, siamo stati 3 anni, dopo i 3 anni mi sono decisa, dato che io ero sarta. A aprire questo piccolo negozietto che prima era della Yolanda, in paese, la mamma di Lucia. Sì. E ho rilevato questo negozietto con la speranza di avere anche una bambina, poi invece sono tutti maschi e io bambina non ci ho potuto... La nipotina. La nipotina, adesso c'è Sara che a 12 anni può anche avere. Si capisce che non siamo in via Condotti, certo. Via Monte Napoleone, via della Spiga. Ma non ci staresti nemmeno, Giuliana, in quei posti lì. In via della Benedetta. A Lerma. A Lerma. Io sono di Lerma e resisto, tengo duro, speriamo che i tempi cambiano. Ragazzi, che dico, è bello, se uno ha passione come ho io, può creare nuovi vestiti, è vero? Creare nuove cose, mettersi assieme a qualcuno che cuce, fare io mi sono messa a fare borse di stoffa, solo che adesso le ragazzine non è che abbiano tanto l'attività. Dovreste iniziare a fare telefonini, perché ormai devo iniziare a fare dei telefonini. Giuliana, noi ti ringraziamo e ti facciamo tanti auguri, ancora 40 anni di attività. Guarda, 40 anni penso di no, comunque sono contenta così. Ci vediamo nei prossimi 3 minuti lì. Ciao. Ci vediamo.
Un lutto nel mondo dello sport e del ciclismo è mancato nella notte tra sabato e domenica Andrea Carrea, meglio conosciuto come Sandrino, uno degli storici gregari di Fausto Coppi. Nato a Gavi nel 1924, Carrea è stato un simbolo degli anni d'oro del ciclismo nell'epoca dei campionissimi. I funerali si svolgeranno domani nella chiesa di Cassano Spinola, dove Carrea abitava con la moglie Anna. Ma vediamo il servizio. Si è spento nella notte tra sabato e domenica, a 88 anni, Andrea Carrea, per tutti Sandrino, storico gregario di Fausto Coppi. Poche ore prima del decesso era andato a caccia, una delle sue passioni che ha potuto coltivare fino all'ultimo, grazie anche a quel suo fisico robusto, dall'aspetto un po' burbero, ma buono e rassicurante al tempo stesso. Era una quercia al cui riparo Coppi costruì le sue vittorie, raccontavano le cronache dell'epoca. Ciclista professionista dal 1949 al 58, dopo aver conosciuto anche l'orrore dei lager in Germania durante la Seconda Guerra Mondiale, Carrea non ha vinto molto, ma è diventato il simbolo dei gregari del ciclismo e della fedeltà e dedizione al suo capitano, il campionissimo Fausto Coppi. Durante il Tour de France del 1952 arrivò in maglia gialla al termine della nona tappa, ma dovettero mandare addirittura un gendarme francese a cercarlo per consegnargliela, perché subito dopo il traguardo era tornato in albergo, fiero di aver eseguito il proprio dovere. Ottimo passista e buon scalatore, il suo compito era quello di stroncare gli avversari appena cominciavano a salire e lasciare la gloria al proprio capitano. Un capitano al quale è rimasto fedele anche dopo la morte dello stesso Coppi. Sandrino Carrea ha continuato a tenere viva la sua memoria, ricordandolo sempre e partecipando ogni anno alla commemorazione per la scomparsa del campionissimo. Per una coincidenza del destino, la sua ultima uscita pubblica era stata proprio lo scorso 2 gennaio, presente come al solito alla messa di suffragio nella chiesetta di Castellania, al suo posto nella seconda fila di sinistra delle panche. Domani pomeriggio alle 15.30 nella chiesa di Cassano Spinola verrà recitato il funerale di Sandrino Carrea, che poi riposerà nel cimitero comunale accanto ad un altro mito del ciclismo, Costante Girardengo. Veniamo adesso al calcio, allo sport che si è giocato ieri con i risultati delle formazioni della provincia, appunto, che sono scese in campo nel weekend in Serie D. Domenica da dimenticare per il Dertona, che è stato sconfitto con un sonoro 5-1 in casa dal Sestri Levante. La Novese invece si aggiudica il derby di giornata contro il Villa Alvernia, 2-1 risultato finale, grazie alle reti di Di Gennaro e Porceddu per i biancocelesti e di Geografo per i tortonesi. In seconda divisione trasferta amara per l'Alessandria, che torna da Busto Arsizio con una sconfitta per 3-2 subita contro la Pro Patria. Punto d'oro invece per il Casale, capace di fermare sullo 0-0, sullo 0-0 il Savona. E tra poco avremo le immagini della gara del Natal Palli nel servizio curato da Gianluca Ardiani. E poi subito dopo, come sempre, ci saranno le previsioni del tempo e le notizie utili. Grazie per l'attenzione e arrivederci alla prossima edizione. L'Alessandria torna dalla trasferta di Busto Arsizio a mani vuote, con il rammarico per una rimonta solo sfiorata, ma anche con la consapevolezza di aver saputo tenere testa alla squadra probabilmente più forte del girone. I grigi perdono 3-2 contro la Pro Patria, ma dopo essere stati sotto addirittura per 3-0. I ragazzi di Cusatis sbagliano infatti approccio alla partita e commettono qualche errore difensivo di troppo, che permette al miglior attacco del campionato di andare a segno due volte nel primo tempo con Brucini e Cozzolino e ad inizio ripresa con Falomi. Dopo l'espulsione dello stesso Cozzolino, l'Alessandria reagisce e accorcia le distanze con Fanucchi su rigore. È ancora Fanucchi a trovare raddoppio poco dopo di testa, ma nel momento migliore degli ospiti Mora viene espulso per un fallo a centrocampo e Grigi non riesce la rimonta nonostante il forcing finale. Alessandria che rimane comunque ancora in zona playoff, mentre sembra delinearsi la situazione per quanto riguarda la società, con la svolta decisiva attesa ormai a giorni. Inizia bene l'era di Stanislao al Casale. I nerostellati, sotto gli occhi del neopatron Paolo, che ha lasciato la presidenza al figlio Andrea, ottengono un prezioso punto contro il pericoloso Savona di Bomber Virdis. 0-0 risultato finale a Natal Palli, gara che vediamo nelle immagini. Una partita combattuta ma povera di emozioni. Si fa vedere per primo il Casale con una punizione di Grieco alta sull'incrocio. Al sedicesimo la migliore occasione della partita capita ai Liguri. Sul cross in aria esce a vuoto Ruzzittu, favorendo il colpo di testa di Cattani che colpisce il palo. Al 22esimo spunto personale di Siega, che però conclude a lato.
Nella ripresa i ritmi non cambiano e la gara resta bloccata. Emozioni con il contagocce. Da segnalare solo una bella uscita di Ruzzitto al 17° sui piedi di Molino. Un gran destro dai 25 metri di Pani fuori bersaglio e la bella combinazione in aria tra Romero e Mazzotti con l'attaccante savonese che spara alto da buona posizione. Finisce a reti bianche, un risultato che sembra accontentare entrambe le squadre. Gli ospiti tornano con un punto dalla trasferta contro un Casale in crescita e rimangono in zona promozione. I nerostellati si confermano squadra ostica per le prime della classe e guardano al futuro con ottimismo. Servirà la stessa grinta mostrata ieri per uscire dalla zona retrocessione.